Ok, la giornata di oggi, che è mercoledì 18, è mezzogiorno 17, dà inizio con un argomento che non ha niente a che fare con chiese, palazzi, arte e tutto il resto. Mi trovo a Bergamo, in via Pizzo della Presolana 19, e sono qui, piuttosto lontano dalla stazione, piuttosto lontano dal centro, perché sono venuto presso la sede del locale centro per l'impiego della città di Bergamo. Se venite a Bergamo e pensate che questa città vi possa piacere, la trovate serena, artistica e casualmente siete anche disoccupati, il primo posto da cui dovete passare per cercare lavoro è il centro per l'impiego di Bergamo, che si trova dentro questo edificio. Questo edificio viene condiviso dal centro per l'impiego comunale, statale, oserei dire, e da un istituto superiore, e quindi vi troverete mescolati, cioè divisi da una sola paratia, divisi da questi studenti superiori, tutti belli, sereni e rilassati, e a fianco loro vedrete tutti queste persone in cerca di lavoro, per nulla serene e per nulla rilassate. Questo centro per l'impiego funziona in modo un po' diverso rispetto ad altri che ho visitato. Ci sono offerte di lavoro e per candidarvi dovete compilare delle schede. Non ci sono i numeri di telefono dei datori di lavoro. Ci sono semplicemente delle schede in bianco che dovete compilare, in cui dovete segnare i vostri dati, le vostre esperienze relative a quell'offerta di lavoro per cui vi candidate. Io sinceramente qua ne ho trovate poche di offerte di lavoro, credo sia un problema comune a molte città italiane nel 2012, ma è un problema che si sta trascinando da molti anni, cioè c'è molta più gente che cerca lavoro rispetto alle effettive offerte che ci sono, quindi molta richiesta e poche offerte. Questo è davvero il disastro del mercato del lavoro italiano. Comunque, se venite a Bergamo a cercare lavoro, partite di qua, la vostra ricerca può partire di qua per poi diciamo proseguire verso le agenzie di lavoro oppure le cooperative che ci sono in città. Agenzie di lavoro, tramite internet ho trovato una lista di 29 agenzie. Ieri dei ragazzi mi hanno detto: dove l'hai trovata? Nel sito di paginegialle.it, tanto per dire, ma forse ci saranno anche altri siti che le elencano. Centro per l'impiego si trova molto fuori dalla città, qui addirittura c'è un campo sportivo, talmente fuori che addirittura c'è una circonvallazione, che sembra più una tangenziale. Siamo a 3,6 km, viva lo sport! Questo è il campo sportivo della città, che è molto grande, bello. Quando troverete lavoro potete poi venirvi a rilassare qua facendo una corsetta. Comunque, in questa zona piuttosto periferica rispetto al centro della città e molto lontana da Bergamo antica, trovate il centro per l'impiego. Casualmente è proprio a fianco questa strada statale, circonvallazione, che più che altro sembra una tangenziale, dove vanno tutti a palla. Il centro per il rumore poi è assordante. L'ostello invece si trova a circa 3,6 km da qua, quello di Monterosso. L'altro invece, quello vicino alla stazione, potrebbe essere a 3 km, quindi si può fare un appunto che come posizionamento il centro per l'impiego di Bergamo è abbastanza lontano dal centro della stazione e dalla stazione delle corriere, insomma, non è che inviti molto la gente ad arrivare fin qua. Comunque, se ci tenete a trovare lavoro e abitate in queste zone, questo è il loro centro per l'impiego, tutto qua.
e via, e si prosegue la giornata.